Ecco come sarà il nuovo Stadio Franchi. Il sindaco Nardella ha fatto il punto durante il Consiglio Comunale anticipando il cronoprogramma. Il concorso internazionale per realizzare il restyling completo dello stadio verrà avviato entro fine aprile, mentre i lavori partiranno entro il 2023. L'obiettivo è quello di realizzare un nuovo Franchi che mantenga il suo valore storico, artistico e architettonico, ma che sia adeguato alle esigenze del calcio moderno. Il progetto, ha detto Nardella, parte dalla riqualificazione ma va oltre e vuole valorizzare tutta l'area di Campo di Marte. Intanto dalla prossima settimana inizieranno gli interventi di sicurezza statica per 300.000 euro. Il 18 febbraio, ha anticipato Nardella, insieme ai rappresentanti dei tifosi faremo un sopralluogo nell'impianto ed avremo modo di verificare i tempi. Entro settembre garantiremo alla tifoseria un ritorno allo stadio senza problemi e limitazioni qualora le norme Covid lo dovessero consentire. Il costo dei lavori da qui al 2023 è di circa 7 milioni di euro, risorse già individuate e pronte ad essere impegnate. Abbiamo stimato, ha concluso Nardella, un investimento su tutta l'area di Campo di Marte di 500 milioni di euro che porterà oltre 1.000 posti di lavoro.